Buongiorno belli e brutti, come state? Mannaggia ste mosche. Allora, volevo rispondere a qualche domanda. Intanto, ho parlato in un video tanto tempo fa delle case in Svizzera, degli acquisti in Svizzera e come funziona il sistema del mutuo in Svizzera, che è un sistema in pratica di undercover slavery, si dice in inglese, cioè di una schiavitù undercover, cioè una schiavitù in pratica, come si può dire? Vabbè, undercover, sicuramente lo capite questa cover parola. Comunque, ritornando all'argomento, c'era un commento che uno ha scritto: sì, ma io per esempio ho comprato una casa in Svizzera tanti anni fa, ho dato il 35% di anticipo che vale come patrimonio, questi 35%, poi ho pagato per anni indietro il mutuo, che sono dei debiti sani, perché ci sono debiti maligni e debiti sani. Debiti sani per lui sono quelli che tu crei qualcosa con i soldi che hai ricevuto dalla banca come debito, cioè compri una casa, compri un pezzo di terreno e via vai. Invece i debiti maligni sono quando tu per esempio compri l'iPhone su credito, perché l'iPhone non ha nessun valore, perdi di valore, o la macchina o il frigorifero, cioè i crediti di consumo in pratica. Ecco, e poi ha scritto appunto che poi i suoi figli possono usufruire, perché siccome questa casa ha degli appartamenti affittati, di un rendito di non so 30.000 euro all'anno, perché grazie agli affitti che pagano gli inquilini loro possono usufruire di questo reddito. In più è chiaro che i figli saranno molto contenti di ricevere questa casa una volta che lui non ci sarà più come eredi. Ecco, ogni tanto mi manca, perché penso in tedesco, cerco la parola in italiano e poi ogni tanto mi viene e ogni tanto non mi viene. Comunque, allora, questo è il fatto. Ecco, per rispondere a questo volevo dire una cosa. Il 35% che tu dai come anticipo, perché li devi depositare alla banca quando fai il mutuo, non sono più i tuoi, perché c'è scritto nel contratto del mutuo, sono della banca, cioè il proprietario di questi 35% di anticipo non sei più tu, ma è la banca. Tu puoi usufruire un giorno, magari, se la banca vuole, di questi 35%, ma il possessore di tutti i soldi che tu porti in banca non sei mai tu, mai. Ok? Come primo. Come seconda cosa, i prezzi immobiliari negli ultimi 20 anni non è che sono saliti di tanto, anzi, neanche le paghe. Se per questo negli ultimi 30 anni le paghe non sono proprio nivellati, c'era una stagnazione delle paghe, invece c'era un grandissimo aumento dei debiti globalmente in tutto il mondo. Noi abbiamo raggiunto oggi un ammontare di debiti di 300 bilioni di dollari. Significa che per pagare indietro questi debiti tutto il mondo dovrebbe lavorare per 3 anni e mezzo gratis per pagare indietro questi debiti, tanto per farvi capire in che situazione siamo arrivati. In Svizzera poi è così. Aspetta, c'è un po' di vento, vediamo dove posso mettere. In Svizzera poi è così che una volta che hai pagato questi 35%, la banca ti dà il mutuo,
poi tu chiaramente dovresti pagare indietro gli interessi almeno o il mutuo o ammortizzare il mutuo. Ora, siccome la situazione del lavoro non è più come 20 anni fa, cioè il lavoro non è più sicuro neanche in Svizzera, tu oggi hai lavoro, domani non ce l'hai più. E perciò tu non hai una garanzia a lungo termine che tu puoi pagare indietro o gli interessi o il debito, per cui non sono tanto sicuro che i tuoi figli saranno tanto contento di eredare diciamo debiti dal tuo mutuo perché hai comprato la casa. Non sarei tanto sicuro, perché conosco alcuni casi che veramente non sono contenti di aver ereditato la casa, che è un grandissimo problema. Sempre la casa che ha ancora un mutuo attivo, sempre di questo sto parlando, non delle case che sono già azzerrate dal mutuo. Poi ha detto, ha scritto in questo commento, non vale la pena in Svizzera, per esempio, se tu avresti anche tutto il capitale, di comprare la casa con i tuoi soldi, cioè pagarla in cash subito, costa 1.000.000 te, 1.000.000 ti do perché ce li ho, perché dopo per la tassazione non sarebbe interessante. Anche questa è una bugia, e ti spiego anche perché. La tassa di patrimonio in Svizzera è di 2 per mille. Il mutuo invece è del 2%, che è una grande differenza. Cioè, domanda, preferisci pagare il 2 per 1000 o il 2%? Mi sembra ovvio la risposta, giusto? Perciò anche questa non è, è un po' una palla quella cosa che risparmi le tasse se c'hai il mutuo. Non è vero assolutamente. Il valore della casa anche in Svizzera non è aumentato negli ultimi 20 anni di tanto, perché devi sempre calcolare anche l'inflazione. Se magari il valore della tua casa è aumentato del 0,7%, ma l'inflazione era dell'1,5%, ti puoi dare anche già tu la risposta che hai perso solo soldi con questo immobile alla fine. E poi parliamo sempre di un sacco di soldi che sono via dal tuo portafoglio e li hai dati a una banca. Questo è anche un altro fatto. Perciò tutta la discussione di comprare casa in Svizzera, credetemi che non è una discussione semplice. Cioè non è così come vi dicono i banchieri, che risparmiate l'affitto, che non pagate più appunto l'affitto, ma lo pagate per voi stesso, non siete proprietari di casa, questa è anche una bugia, perché non lo siete, non siete proprietari di casa, proprietari di casa è la banca, punto basta, finché tu hai pagato tutto il tuo credito. E se vuoi sapere come potrebbe arrivare il nostro mondo, ti faccio un esempio dall'America. In America hanno creato sono un po' sudato, ma sono andato oggi, ho fatto una camminata di 8 km con l'OTAN. In America hanno creato dei carceri che si chiamano carceri di debiti. E come funzionano? Per esempio, tu hai un debito, ma anche di poco, per esempio di 2.000 euro, per esempio, o di 1.000 euro, può anche darsi di 1.000.000 di euro, ma prendiamo i 1.000 euro di debiti, non riesci a pagarli indietro perché può capitare, ci possono essere delle situazioni della vita che non riesci a pagare 1.000 euro indietro. Ci sono queste situazioni nella vita, diciamo che ce l'hanno il 40-50% degli italiani, che non riescono a pagare. Se li chiedi oggi 1.000 euro, non te li sanno dare perché non ce li hanno. Bene, allora hanno creato questi carceri di debiti, che in pratica il tribunale ti condanna a 3, 4, 5 anni il massimo, che devi stare in questo carcere di debiti. Il carcere di debiti come funziona? Che tu devi lavorare, fare dei lavori
Ok? Per esempio, per delle grandissime aziende, in queste multinazionali, non so, magari assemblare mobili o impacchettare pacchetti con libri, cose così, di questo genere. E con quei soldi che tu lavori, loro pagano indietro il debito. Allora, cosa succede? Che questi carceri di debiti sono stati creati per le multinazionali. Hanno due compiti. Uno è che le multinazionali hanno dei lavoratori a basso costo, ok? Cioè undercover slavery, una schiavitù nascosta. E dall'altra parte è perché se loro cercano personale su una via normale, non lo trovano perché nessuno andrà a lavorare per 2 euro all'ora. Magari in Italia sì, ma in America credo di no, neanche in Svizzera. E per questo loro devono creare un sistema di questo genere, se no tutta l'economia di questi bilionari cade in sé, cioè non trovano chi fa questo lavoro. Allora devono creare questo sistema. E questo sistema l'hanno creato già dagli anni della schiavitù in America, che si conosce questo sistema, perché lì, per esempio, quando c'erano i campi dei contadini via vai che dovevano essere lavorati e avevano grandissimi campi, mega galattici questi campi, e dovevano avere un sacco di personale, nessuno voleva fare questo lavoro. L'unico modo per avere del personale che può fare questo lavoro erano gli schiavi, creare dei schiavi. E come li creavano gli schiavi? Creavano delle leggi, per esempio. Se tu facevi non so, le corna a tua moglie, ti davano 3 anni di carcere, per esempio. Se tu non pagavi indietro, non so, le tasse, per esempio, se non potevi pagare le tasse, ti davano 10 anni di carcere e via vai. E hanno creato queste leggi. Poi cosa è successo? È successo che i bianchi, quelli che avevano appunto questi campi, andavano nei carceri e riscuotavano fuori questi schiavi, cioè loro pagavano una piccola parte chiaramente di questi debiti che hanno creato e ricevevano questo schiavo, ok? In cambio. Questo però si doveva obbligare di lavorare per questo contadino finché appunto ha pagato indietro tutto il debito. Beh, in pratica non è cambiato niente per lo schiavo, se era in carcere o se era fuori. Lui credeva di essere libero, ma non lo era, era un'altra volta uno schiavo. E questo solo per far capire come funziona questo sistema di capitalismo, perché funziona esattamente così. Un po' in un'altra forma, un po' nascosta, un po' così, un po' colà, sai, fatto bene, impacchettato bene, che ci caschi dentro, ma più o meno il sistema è questo. Ecco. E per questo, un'altra volta, comprare casa in Svizzera è una nuova forma di essere schiavi. Punto e basta. E con questo chiudo questo video e vi saluto. Ciao ciao!